Ma una persona disabile quando va in vacanza cosa va incontro? Se ne è parlato al MITA, il meeting internazionale di turismo accessibile organizzato dalla Fiera di Vicenza con la Regione Veneto e Village for All, con la collaborazione della Commissione europea. Sono stati portati migliori esempi internazionali di turismo accessibile. Si è parlato del progetto Veneto Accessibile ed è stato presentato in anteprima Italia Ospitalità per Tutti, la campagna di comunicazione nazionale ed internazionale a cura del Ministero per gli Affari Regionali del Turismo e lo Sport Piero Gnudi. Sono con la dottoressa Antonella Correra, funzionario dell'Unità Turismo e Strumenti Culturali della Commissione Europea. Antonella, benvenuta. Buongiorno. Grazie a voi. Ci sono delle differenze e se ci sono, quali sono tra l'offerta del turismo internazionale e l'offerta del turismo nazionale accessibile? È quello che stiamo cercando di capire a livello europeo. Sappiamo che in alcuni stati membri dell'Europa c'è una maggiore sensibilità per il turismo accessibile, già da anni hanno messo in atto diverse azioni per migliorare l'offerta. Un esempio è per esempio l'Inghilterra, in cui sistematicamente ci sono delle azioni per migliorare il turismo accessibile, sistematicamente ci sono dei premi di eccellenza per gli operatori del settore per il turismo accessibile. E misurano regolarmente l'impatto del turismo accessibile per l'economia nazionale, che è non indifferente. Sicuramente ricorderà le Olimpiadi Paralimpiche dell'anno scorso, non è soltanto un caso isolato, per l'Inghilterra è probabilmente la punta dell'iceberg, ma in realtà c'è molto molto che viene fatto. In Germania, per esempio, anche l'accessibilità al turismo è un aspetto molto molto sentito, in Spagna anche un aspetto molto sentito. Quindi se vuole c'è un dislivello a livello europeo su come affrontare questo fenomeno. Ed è esattamente quello che vogliamo capire. Capire, da una parte vogliamo quantificare il contributo economico del turismo accessibile e capire poi come migliorarlo. Teniamo presente, oltre che dobbiamo guardare anche la posizione dell'Europa rispetto al mondo. L'Europa è la prima destinazione turistica al mondo, sì, però c'è una concorrenza molto forte e attraverso l'accessibilità noi possiamo migliorare la nostra domanda e continuare ad attirare l'offerta. Tenga presente che si calcola che sia circa un sesto delle persone in tutto il mondo hanno una qualche forma di disabilità, che non è necessariamente visibile. Quindi questi sono tutti i potenziali turisti che noi vogliamo attirare in Europa. Stiamo parlando di circa 600-700 mila persone in tutto il mondo. Quindi vogliamo migliorare l'offerta turistica perché sicuramente c'è una domanda. Anche perché siamo in tanti. Esattamente, esattamente. E non solo, ma deve anche tenere presente l'invecchiamento. Cioè, l'Europa è una popolazione che invecchia. C'è una correlazione diretta fra disabilità e invecchiamento. Quindi abbiamo bisogno di servizi che si adattino a noi, si adattino alle nostre vite, noi cambiamo nel corso della nostra vita, quindi i servizi turistici, se vogliono veramente fare ospitalità, si devono adattare a noi, quindi questo significa fare veramente un'offerta turistica di qualità ed è solo a questo livello che noi veramente possiamo continuare a rimanere una destinazione turistica numero uno al mondo. Con l'occasione è stato anche presentato il libro bianco sul turismo accessibile realizzato dalla struttura di missione del Ministero degli Affari Regionali per il Turismo e lo Sport.